Benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di un grande dell'arte italiana che conosciamo solo con il suo nome, da quanto è grande, che è Tiziano. Tiziano Vecelio, nato a Pieve di Cadore nel 1488 e morto a Venezia nel 1576, ci ha regalato 80 anni di dipinti meravigliosi, straordinari, incredibili. Nasce in un periodo molto difficile per Venezia, in quegli anni infatti stava perdendo la supremazia a livello politico ed economico, sconfitta dalla Lega Santa, e Tiziano comincia ad affermarsi come pittore e non era un competitivo, si potrebbe dire ai nostri giorni, era uno che capisce che Sebastiano del Piombo, suo contemporaneo, avrebbe potuto offuscare la sua arte e decide di lasciare Venezia, rinunciando quindi ad essere il pittore veneziano per eccellenza. Analizzando la produzione artistica di Tiziano, quello che possiamo vedere è veramente come dall'inizio fino alla fine i suoi dipinti abbiano cambiato pelle, sempre meravigliosi, ma sicuramente i due momenti migliori della sua produzione artistica sono quello iniziale e quello finale. Che cosa aveva di così straordinario Tiziano? Sicuramente la tavolozza di colori, l'osare il colore, questi rossi, questi gialli, questi aranci così forti, così impetuosi, che solo i veneti e in particolare Tiziano riuscivano ad usare senza quasi delineare i confini di ciò che stavano dipingendo, ma era il colore, questo colore forte, passionale, che dava il messaggio che poi il dipinto voleva trasmettere. In quel periodo e in quel contesto, soprattutto a Venezia, grazie al fatto degli scambi continui via mare con le altre mete nel mondo, i pittori riuscirono ad avere dei pigmenti che altri, come per esempio i fiorentini, i più grandi competitors del periodo, non riuscivano ad avere. Uno su tutti, il giallo Realgar, che è questo giallo fortissimo che veniva fatto con il solfuro di arsenico. E chiaramente l'utilizzo di questi colori così forti sulle tele manda, trasmette un messaggio altrettanto forte. Una su tutte, il dipinto della Pietà, che è stato l'ultimo quadro di Tiziano, che come dicevamo è morto quasi ottantenne. Se notate, ci soffermiamo proprio un attimo su questa pala, c'è un elemento in tutto questo dipinto che si vede benissimo, non è stato fatto da Tiziano. Infatti quest'opera è stata conclusa da Jacopo Palma il Giovane. E l'elemento è l'angelo, questo angelo così diverso da quello che sono i personaggi che compaiono nel dipinto. Credo sia assolutamente visibile a tutti questa differenza di stile. Spero che vi sia piaciuto questo breve excursus su Tiziano. Un arrivederci al prossimo video. Lasciate un mi piace prima di andare via, se vi piace davvero.